Ciao a tutti amici di GamerScreed, qui Shinigami E Jill. e quest'oggi vi portiamo a un video particolare dove appunto vi elenchiamo i nostri 10 personaggi preferiti della saga di Dark Souls. Quindi fate attenzione. Potrebbero esserci spoiler su Dark Souls 3. Anche 2, anche 1, se la gente non l'ha giocato, Ah, beh. ovviamente. Ovviamente. Quindi, se avete giocati, guardatelo pure. O comunque guardatelo se, anche se non siete interessati. Comunque qualcosina vi raccontiamo dei personaggi, Personaggi. ecco. Ah, giusto, il video sarà diviso in due parti perché noi parliamo anche tanto quando si tratta di Dark Souls. E parlare di 10 personaggi io e 10 personaggi Jill verrebbe una cosa lunga, tipo un'ora. E siccome sappiamo che annoierebbe la maggior parte delle persone, divideremo appunto la top in due parti, semplicemente, niente di che. Cominciamo la nostra top 10 dei personaggi del Souls. Decimo posto. Allora, per quanto mi riguarda, io ci infilo dentro i Guardiani dell'Abisso di Dark Souls 3, ovvero praticamente i primi signori dei tizioni che incontriamo. Allora, di loro mi piace molto il character design, come sono stati creati. Infatti, diciamo che per la maggior parte del tempo della mia run ho utilizzato i loro vestiti, che li ritengo veramente belli. E non per ultimo, grazie alla loro anima, possiamo creare la spada di Artorias, che è un altro personaggio che sicuramente poi parleremo nei posti a seguire, ecco. Parlando velocemente di questo person di questi di questi personaggi, sono tanti perché rappresentano un gruppo praticamente. Di loro si dice che il sangue di lupo fu diviso e grazie a questo le loro anime si sono fuse con quelle dell'animale, appunto il lupo che rappresenta anche Artorias, guarda caso. E niente, loro praticamente proteggono, tra virgolette, il mondo dall'abisso. E non è un caso che fuori dal loro boss fight si trovino due Dark Wraith, che sono appunto i guerrieri dell'abisso. Il mio decimo posto va a Kelag. 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 Ok. Che è la guardiana della seconda campana di Dark Souls. Così come per Shinigami, una delle cose che mi è piaciuta tantissimo di questo personaggio è il suo character design. Nonostante no, le tette no, nonostante io sia un po' aracnofobica, però questo personaggio mi piace particolarmente. Non so, mi dà l'idea di essere una forte combattente, oltre al fatto che ti spacca i culi all'inizio, ma comunque. Velocemente vi dico un po' la sua storia. Kelag sarebbe una delle figlie della strega di Izalith, che fu quella che cercò di replicare la prima fiamma. Tutti quelli che conoscono la storia di Dark Souls lo sanno, e fu un completo fallimento, e dalla culla del caos, che per l'appunto è lei, nacquero poi i demoni. E le stesse streghe, fratelli e sorelle, furono trasformati in demoni. Con la sua anima possiamo ottenere la sua arma, praticamente, che è quella che pugna durante la boss fight. E basta, piace e sta quindi nella mia top 10. Al nono posto, per quanto mi riguarda, ci sta Priscilla, una dei boss del primo Dark Souls. Di lei, oltre il character design che mi piace assai, si sa che è la figlia illegittima di Sif, il senza scaglie, e di Guinevere. E lei, appunto, come potrete notare dall'immagine, ha una coda che fa capire molto che, insomma, non è propriamente un essere umano, è anche qualcosa in più. Comunque, diciamo che a guardiana del mondo dipinto di Ariamis si può accedere tramite un quadro ad Anor Londo. Ed è un mondo particolare, diciamo che ci finiscono tutti gli scarti del mondo vero. E lei appunto li protegge. E impugna una falce che ovviamente tramite la sua anima possiamo poi avere. E non è neanche un boss particolarmente difficile, anzi è abbastanza facile, l'unica rottura di palle che diventa invisibile, ma che si potrà comunque sconfiggere guardando le impronte che lascia sulla neve, perché sì, questo mondo è un po' mezzo innevato.
Al nono posto della mia top 10 ci sta Lucatiel di Myrrha, un personaggio di Dark Souls 2. Io amo tantissimo questo personaggio, sin dalla prima volta che l'ho incontrato durante la mia prima run. Oltre a ricordarmi tantissimo il personaggio di Lady Oscar, e no, non mi piace per questo, un po' sì, dai, forse, mi piace tantissimo la sua storia. Praticamente questo personaggio è stato fin da giovane cresciuto per essere un combattente e stava all'ombra del fratello, che ovviamente era più bravo, più valoroso, più coraggioso di lui. Tuttavia, quando furono colpiti dalla maledizione dei non morti, appunto nel secondo Dark Souls, si perdono le tracce del fratello, che dovrebbe chiamarsi Aslatiel di Myrrha, ovviamente. E Lucatiel intraprende questo viaggio non solo per salvare se stesso dalla maledizione, quindi per cercare un modo, ma anche per cercare il fratello disperso, visto che è sempre cresciuto nella sua ombra. Quindi tutto il background di questo personaggio, la storia, come insomma affronta questo fardello, come trasporta questo fardello, mi è sempre insomma piaciuto, mi ha sempre fatto tanta tenerezza, ecco. All'ottavo posto, sia per me che per Jill, ci sta un personaggio di Dark Souls 3, un personaggio di supporto stavolta, ovvero Harry di Astora. Questo personaggio si caratterizza dal fatto che può essere sia maschio che femmina, ma non fraintendete, non nella stessa partita. Dipende dal sesso del vostro personaggio. Se voi siete maschi, Harry sarà femmina. Se voi siete femmine, Harry sarà maschio. Esatto. E c'è anche un motivo, e quindi attenzione, spoiler, perché... Alert, spoiler! Per un finale dovrete sposare Harry, sposare, tra virgolette. Però, sì, insomma, non vogliamo rovinarvi la sorpresa. Diciamo solo questo, che dovrete sposarlo. È anche per questo che è del sesso opposto a voi. E oltre al fatto che assomiglia vagamente, e anche un po' più di vagamente, A un certo Oscar di Astora, lo incontreremo durante il gioco diverse volte insieme a un suo compagno, Orazio per gli amici. Oras il muto, lui non parla, si sa solo che è riuscito a scappare da Aldric, non si sa altro. Infatti diciamo che l'obiettivo comune di entrambi è andare a sconfiggere Aldric, e ce la possiamo anche fare tra molte virgolette. Horace non ce la farà mai, però Harry sì, dipende dalle vostre scelte cosa farete e cosa non farete. Questo personaggio ci piace perché appunto, cioè, è un personaggio che si vede che è molto attaccato al suo compagno. Infatti nel momento in cui lui lo perderà di vista, si risulterà proprio disperato, cioè visibile, che è proprio visibilmente disperato, e che ci chiederà l'aiuto varie volte fino a quando noi non lo incontreremo. Vabbè, però quello è un'altra storia. E per l'appunto ci piace la sua perseveranza, il suo voler andare fino in fondo a tutti i costi, il suo attaccamento per l'amico, che nonostante le insidie e le difficoltà non cessa di cercare. Settimo posto. Allora, per me il settimo posto è di Kelag. Siccome ne ha già parlato Jill di questo personaggio, non aggiungerò altro. Anche a me piace per gli stessi motivi. Sia dal fatto che è un demone, ha un design bellissimo e insomma rimani affascinato sin da quando la vedi la prima volta. E per lui ci sono anche le tette da aggiungere. Il mio settimo posto invece è un personaggio di Dark Souls 3 ed è Yoshka. Abbiamo fatto dei video riguardo del suo patto, quindi su per giù penso che abbiate inquadrato il personaggio. Comunque Yoshka mi piace da morire, e perché piace tanto anche a me Priscilla come personaggio, nonostante io non l'abbia inserita nella mia top 10. Però, perché appunto ho messo lei, se vedete bene il personaggio, si vede che anche lei ha dei tratti molto di drago, a partire dal fatto che anche lei c'ha la coda e quelle specie di cose, insomma, che ha sul collo. Inoltre, la storia di Yoshka è particolare, perché se interagite con lei, vi dirà che
Guinevere, Gwyn, Gwyndolin sono parenti, ossia Gwyn il padre e gli altri due sono sorella e fratello. E in particolar modo si vede il suo attaccamento con Gwyndolin. Ora, non si sa bene se lei sia effettivamente figlia di Gwyn, perché, che noi sappiamo, l'unico drago, insomma, che è sopravvissuto dopo all'era, insomma, del fuoco, del primo Dark Souls, è stato soltanto e senza scaglie. E ha avuto una relazione con Gwyneir. Ora, tanti dicono, come non si sa, come appunto dice Shinigami, però insomma lasciamo questi dettagli ai giapponesi. Molti sostengono in giro per il web che Yoshika sia addirittura la figlia di Gwyndolin e di Priscilla. Non so come questo possa accadere, però si vede che ha tantissime somiglianze con Priscilla. Quindi io sono più del parere che lei, vista anche l'attaccamento con Gwyndolin, possa essere in effetti sua figlia piuttosto che la sorella. Comunque, riceve da Gwyndolin stesso il compito di portare avanti il suo patto, sia quello delle lame della luna oscura, patto in cui possiamo entrare nel primo grazie appunto a Gwyndolin. E basta, non mi dilungo troppo in queste cose che magari mi annoiano. Mi piace il suo essere innocente. Infatti, quando arriviamo nella torre dove è tenuta prigioniera, altra similitudine che ha con Priscilla, lei ci chiederà se siamo arrivati lì volando, se appunto siamo delle creature dotate di ali, perché per arrivare alla torre c'è semplicemente un ponte invisibile sospeso, ma lei non lo sa. E quindi mi piace appunto questa sua innocenza, questo suo attaccamento verso Gwyndolin, personaggio che ho rivalutato tantissimo dopo Dark Souls 3, dopo vedrete perché. Questo è quanto per quanto riguarda Yoshika. Al mio sesto posto troviamo Manus, il padre dell'abisso. Attenzione, qua spoiler grossi come una casa, fine del DLC di Dark Souls, quindi attenzione. Lui è conosciuto anche come il nano furtivo, come avete potuto vedere dall'intro, insomma, di Dark Souls. Vennero trovate le anime dei Lord tra le fiamme e il nano furtivo fu uno di quelli. Dopo che trovarono le anime dei Lord, sfidarono i draghi, tranne uno, ovvero appunto il nano furtivo, che si diresse verso Olasil e ne causò la caduta, facendo nascere appunto l'abisso. Grazie a questa forza che trovò, fece nascere la magia oscura, fece cadere nello sconforto totalmente una nazione come Olasil. Questo è ritenuto anche, Manus appunto, è ritenuto anche come uno, se non il boss più difficile di tutta la saga di Dark Souls, perché vi ritroverete, diciamo, in uno spazio non tanto ristretto quanto oscuro e quindi difficile da orientarsi e roba simile. Lui userà attacchi sia fisici che magici, ovviamente, e noi possiamo solo attaccarlo in determinati momenti, quei momenti in cui lui sta fermo, appunto, che sono molto rari. Esatto. Lui, al suo personaggio è collegato un altro personaggio, uno penso che sia forse il personaggio più amato di tutta la saga di Dark Souls, di cui non faccio il nome adesso. E niente, praticamente è lui la storia di Dark Souls, a mio avviso. E quindi si merita questo posto in classifica. Al mio sesto posto ci sta invece un personaggio di Dark Souls, un personaggio che nella nostra run abbiamo già incontrato e già spedito all'altro mondo, poverino. Sto parlando di Lothric di Karim. È un personaggio abbastanza ambiguo che durante le prime partite di Dark Souls non vi farà né caldo né freddo, anzi, diciamo che dopo la prima run, che non sapete quello che fa, lo odierete a morte, visto che vi ucciderà la guardiana del santuario del legame del fuoco. Ma proprio il fatto di non avere tantissime informazioni riguardo a questo personaggio ha fatto nascere, come ben sapete sul web, tantissime speculazioni, tantissime idee, tantissime robe, insomma. Quello che mi piace pensare di Lothric è che non sia uno stronzo senza ritegno, ma che anche lui in un certo senso faccia quel che fa per un motivo. E in particolare ho trovato due storie
che potrebbero giustificare un po' il suo comportamento. Il primo sarebbe quello che lui, uccidendo le guardiane del fuoco, le libera da un loro tormento. Infatti, se noi poi facciamo resuscitare Anastasia di Astora, quella che si trova dietro la prigione, praticamente al santuario, lei stessa dirà che quello che fa è come un peso per lei. E quindi molti magari avranno voluto legare sta cosa al fatto che Lothric in un certo senso liberi le guardiane da questo fardello. Invece l'altra è l'ipotesi secondo il quale lui sia l'amante della dea Fina, che è la sua dea, e che per mantenerla sempre in vita, sempre giovane, sempre bella, lui offra le anime delle guardiane, che sono quelle che permettono di dare umanità. Tra l'altro, se voi utilizzate l'anima della guardiana, oltre a darvi le anime, vi darà anche un'umanità. Però poi c'è una storia secondo la quale Fina decide di mettersi con Sette senza scaglie, e lui, insomma, colto da questa gelosia, sembra volesse andare ad ucciderlo, però viene imprigionato. E infatti alla Chiesa dei Non Morti, se ci fate caso, a sorvegliare la sua prigione, oltre a esserci un cavaliere di Anor'Londo, ci sta anche uno stregone, che è uno dei stregoni che troviamo poi agli archivi del Duca, ossia la location di Sette senza scaglie. Ma comunque, mi piace appunto Lothric perché c'è tutta questa ambiguità nel suo personaggio, e a me, oltre a piacere le cose innocenti, piacciono anche le cose ambigue. Ok, per questa prima parte è tutto, e ci vediamo alla prossima parte. Ciao a tutti! Ciao!